Spiegamento di mezzi e uomini, grande impegno, tempistica da rispettare, la giusta dose di adrenalina che consente di fare bene in fretta ma senza commettere imprudenze. Grazie alla collaborazione dei Vigili del Fuoco di Sondrio, 18 allievi del 92esimo Corpo Nazionale in più giorni sono impegnati in una serie di prove ed esercitazioni speleo-alpino-fluviali che sono svolte in caserme sulla parete di roccia per arrampicata sportiva alle porte di Sondrio. Ovviamente questa è l'applicazione pratica di un corso che prevede un'attività di 6 mesi di tipo teorico in direzione centrale presso le scuole antincendi di Roma e la scuola di formazione di base, e qua siamo invece ad un polo territoriale, quindi poli regionali, dove si completa ovviamente il percorso di formazione e si raggiungono dei livelli molto elevati per gli allievi che completeranno poi nell'arco dei 9 mesi, quindi 6+3 il percorso previsto. Il SAF indica in pratica una tipologia di unità operativa dei Vigili del Fuoco che si occupa di soccorsi in altezza, profondità fluviale e in ambienti impervi. La possibilità di unire alle operazioni al castello di manovra anche quelle su roccia, quindi in ambiente, tipiche proprio della casistica degli interventi che sono scenari quasi di ordine quotidiano nell'attività del Vigile del Fuoco qua in Valtellina. Quindi il comando di Sondrio da questo punto di vista sta facendo la propria parte nella preparazione dei corsisti, e la nostra disponibilità è ripagata anche dalla passione con cui questi allievi stanno dimostrando il proprio senso di appartenenza e faranno presto adesso a diventare parte integrante del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Abbiamo seguito dal vivo alcune esercitazioni e prove che hanno visto lavorare fianco a fianco gli iscritti al corso e i Vigili del Fuoco di Sondrio. Questa è una manovra fatta con l'ausilio dell'autoscala e delle corde fisse, dove andiamo ad agganciare barelle e operatore. Questo tipo di manovra può essere utilizzata nei recuperi da ponte, in ponti non di elevata altezza, o recuperi anche da balconi, come abbiamo visto adesso, da strutture comunque edili. È una manovra molto efficace perché è molto veloce la sua costruzione e non necessita di troppo materiale. Il progetto SAF nasce dall'esigenza a livello centrale di uniformare le tecniche di intervento in uso nei vari comandi. Nella pratica è stato prezioso l'apprendistato sul campo alla Sassella di Sondrio.